Buongiorno telespettatori e telespettatrici. Questa mattina passeremo qualche istante assieme meditando sul Salmo 119, i versetti che vanno dal 17 al 24. Il testo dice quanto segue. Fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Tu rimproveri i superbi, i maledetti, che si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me l'insulto e il disprezzo, perché ho osservato le tue testimonianze. Quando i potenti si siedono a parlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. Le tue testimonianze sono la mia gioia, esse sono i miei consiglieri. Leggendo questi versetti, ho notato tre elementi importanti che possono migliorare e possono dare una qualità di vita alla nostra esistenza, alla nostra esistenza di quest'oggi. Ebbene, questi tre elementi sono: apri i miei occhi, togli da me l'insulto e il disprezzo, i miei nemici sparlano, ma io penso ad altro. Questi tre elementi sono forse tre elementi che noi pratichiamo e non pratichiamo, incontriamo o non incontriamo giornalmente nella nostra esistenza. Il primo elemento, apri i miei occhi, è un elemento molto importante, a mio giudizio. Apri i miei occhi vuol dire dammi la massima dell'attenzione, aiutami a focalizzare, aiutami a guardare con un altro animo, con un altro spirito, quelli che sono le meraviglie della tua legge, quelli che sono i tuoi comandamenti, quelli che sono i tuoi precetti, quelli che possono essere le benedizioni contenute da questi, dalle tue parole, dalle parole che il Signore ci ha donato. Ebbene, poter guardare i comandamenti, le leggi, tutte queste meraviglie con altri occhi, con attenzione, con un focus preciso, può aiutarci a rendere viva quello che può essere la parola. E la parola può essere qualcosa di molto potente nella nostra vita e può essere qualcosa di potente poi anche di rimando anche alle persone che ci circondano. Quindi questa implorazione noi dobbiamo farla, questa preghiera dobbiamo farla nostra. Apri i miei occhi, aiutami a scoprire, a trovare quel qualcosa che ancora non ho trovato e aiutami a essere più vivo in quello che è l'espressione della tua parola nella mia vita, nelle nostre vite. L'altro aspetto, il secondo punto, è l'insulto e il disprezzo. L'insulto e il disprezzo, qui viene, c'è questa preghiera, no? Togli via da me l'insulto e il disprezzo. L'insulto e il disprezzo sono due forme mentali, sono qualcosa che facciamo nostre, le usiamo, però è qualcosa che ci provoca un danno incredibile e cambia la nostra chimica completamente, la chimica del nostro corpo. E ci porta poi in automatico ad avere altri sentimenti che sono altrettanto negativi, altrettanto deleteri. Quindi il salmista giustamente chiede questa grazia, questa benedizione. Togli via da me l'insulto e il disprezzo, perché dopo aver visto e osservato le tue testimonianze, la tua parola, il mio desiderio è di poter vivere il bene. Il desiderio di questo salmista era appunto di vivere il bene, di poter esprimere anche nei gesti, nelle decisioni questa meravigliosa cosa che è l'incontro con la parola, del Signore. E infine, ultima cosa, chiaramente i nostri nemici sono qualcosa che molte volte ci creano e ci disturbano. Anche questi, quando esprimono parole, giudizi, cattiverie nei nostri confronti, ci creano degli stati d'animo che sono deleteri, che sono veramente qualcosa che ci
uccidono lentamente. Ebbene, noi possiamo, come dice il salmista, come fa il salmista, pensare ad altro, pensare ai statuti, meditare a qualcos'altro, mentre i nostri nemici perdono il loro tempo a cercare di fare del male con delle parole, con delle espressioni, con dei giudizi. Questi tre aspetti possono, messi in atto nella nostra vita, possono cambiare completamente quello che è il nostro modo di vivere il momento e di poter gustare, esprimere quello che è la ricchezza della parola. Tanto è vero che il salmista poi alla fine, versetto 24, dice: le tue testimonianze sono la mia gioia. Ecco, poter esprimere oggi la gioia in un mondo dove tutto quanto è molto veloce, tutto quanto è in qualche maniera disturbato da mille cose che ci possono distogliere l'attenzione, che possono assorbire le nostre forze, le nostre energie. Invece qui il salmista trova la forza di poter gioire, di poter esprimere la gioia nei consigli del Signore. E forse questo è l'augurio che voglio lasciare a tutti quanti voi, telespettatori e telespettatrici. Quest'oggi possa essere un momento, un giorno dove la gioia della parola, della potenza della parola possa esprimersi pienamente nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nei nostri sentimenti, e che ci possa accompagnare durante tutta questa giornata. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen.